Buonasera, sono Patrizia Conforto del ristorante Da Mosè. Volevo presentarvi il nostro piatto e il paninazzo con le trippe di Racconigi. Ciao, sono Daniele, il cuoco di Mosè, e oggi vi farò vedere come preparare il nostro paninazzo. Iniziamo col taglio delle trippe. Iniziamo con il soffritto di cipolla. Tagliamo la cipolla sottile a julienne. Facciamo intanto soffriggere la cipolla. Adesso è il momento di aggiungere la trippa al soffritto. Aggiungiamo infine il concentrato di pomodoro. E lasciamo infine cuocere per circa 2 ore. Quest'anno sono 50 anni che il ristorante Da Mosè è gestito dalla stessa famiglia. Nasce praticamente a fine 800. Con il nome La Locanda della Barra di Ferro. Poi dopo varie vicissitudini, vari cambiamenti di proprietari, nel 1971 mio suocero ha acquistato il locale e ha dato il suo nome a questo locale, che attualmente è posto in un antico palazzo dove erano situati gli uffici del setificio Manissero. Mentre la trippa cuoce, andiamo a tagliare i broccoli. Adesso andiamo a cuocere i broccoli in acqua bollente. Facciamo cuocere i broccoli 5 minuti in acqua con un goccio di bicarbonato per mantenere il colore verde. Mentre i broccoli cuociono, andiamo a prendere la cipolla pretagliata prima, la infariniamo, intanto andiamo a friggere la cipolla a 150 gradi. Il nostro locale è una tipologia di cucina tradizionale, un'antica cucina piemontese, infatti la nostra specialità è il bollito misto, però ultimamente ci stiamo rivalutando con nuove esperienze e nuove proposte di nuovi piatti. Abbiniamo quindi la tradizione con l'innovazione. Infatti nel piatto che prepariamo questa sera c'è un misto di tradizione e innovazione. Infatti le trippe, antica tradizione locale, quando si venivano a mangiare per la fiera del Cappone, e il panino classico dell'innovazione moderna. Andiamo intanto a scolare i nostri broccoli, che a quest'ora saranno pronti. Allora, adesso andiamo a tagliare il panino, diversamente da come si taglia il solito pane d'hamburger. Lo tagliamo leggermente più alto. Intanto lo scaviamo. Andiamo a scottare il nostro pane, rendendolo più croccante. Possiamo usare qualunque tipo di pane. Noi abbiamo scelto questo panino preparato dal Pancaffè di Carmagnola. Andiamo ora a scottare i broccoli in modo da renderli un po' più croccanti e un po' più gustosi. Ora che abbiamo tutti gli ingredienti pronti, possiamo andare a impiattare il nostro panino. Mettiamo un fondo di broccoli, ci aggiungiamo trippa abbondante,
e infine la cipolla croccante. E andiamo a chiudere il nostro panino. Andiamo a guarnire il nostro piatto con un po' di insalatina verde.